Si aprono due settimane decisive per il futuro del consorzio Polo Nautico a Viareggio. Ci sono 400 posti di lavoro a rischio in vista della scadenza della cassa integrazione per le maestranze del cantiere FIPA. Una situazione drammatica per l'intera Darsena. Mercoledì scorso, dopo l'assemblea dei lavoratori, i rappresentanti sindacali hanno annunciato al CDA del consorzio che se la situazione dovesse precipitare, i lavoratori occuperanno i cantieri. Mercoledì prossimo, 19 novembre, la FIOM e una delegazione della rappresentanza di Polo Nautico saranno ricevute dagli assessori regionali alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli e alle attività produttive Gianfranco Simoncini, oltre che dal segretario dell'autorità portuale di Viareggio Fabrizio Morelli. La FIOM CGL sottolinea che l'area di Polo Nautico è messa seriamente a rischio non solo per il perdurare della crisi economica, ma anche a causa della richiesta di frazionamento dell'area avanzata dalle imprese socie.